Concerto di Elodie qualche giorno fa. Elodie rispetta il minuto di silenzio in memoria della morte, dell'uccisione di Giulia Cecchettin e poi inizia il suo show. Da quel momento è partito un vero e proprio autentico shitstorm nei suoi confronti. È partito un autentico shitstorm per due importantissimi motivi. Il primo dei quali è perché la gente non capisce un cazzo. La cosa che mi dà più fastidio è che i maggiori artefici di questo shitstorm sono state persone della mia età, cioè dai 40 ai 50 anni, i cosiddetti boomer. Ok? Definirli maturi è sbagliato perché uno di 45-50 anni si presume sia un uomo maturo, ma invece no, sono solamente dei poveri imbecilli, imbecilli, perché non hanno capito assolutamente niente. I commenti che ho letto sono stati aberranti. Guardate come Elodie sta cercando di sconfiggere il patriarcato. È così che si dà un messaggio di rispetto nei confronti di una persona defunta e poi vogliono la parità dei sessi quando invece sono solamente delle mignotte. Ma ne ho letti tanti, 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 veramente tanti commenti del cazzo così, veramente tanti, veramente tanti, proprio tanti, troppi cazzo. Troppi, troppi. Qui significa solamente una cosa. Significa che la gente non ha capito niente. Non ha capito niente perché ditemi cosa c'entra il discorso del patriarcato con una che fa uno show e canta. Spiegatemi perché mostra il culo, perché mostra le gambe, perché mostra mezza tetta. Cioè, allora questa è una mancanza di rispetto nei confronti delle donne. Voi non avete capito niente. Questa è una showgirl. È una persona che lo fa di lavoro, come voi fate i pittori, gli ingegneri, gli elettricisti, i portinai, i cazzoni. Lei fa di lavoro la showgirl e quindi usa il proprio corpo per lavorare. Questa cosa non c'entra assolutamente niente con il patriarcato, niente, non avete capito niente, è proprio un tema che non c'entra nulla. Non c'entra nulla. Cosa c'entra prendere di mira Elodie? Perché ha mostrato il culo quando il problema è tutt'altro, tutt'altro. Vuol dire non capire niente, vuol dire avere un cervello così. Questo è il discorso. Vuol dire avere un cervello grande come una scorreggia. Questo è il fatto, ragazzi. Ma che poi, che cacchio fa il minuto di silenzio, se dopo appena finito il minuto di silenzio inizia a mostrare il culo, essere donne libere non significa essere mignotte. Voi non avete capito niente, guarda. Ma guarda, questo è uno degli aspetti, questo è uno degli aspetti probabilmente il più grave. Il secondo è ovviamente la componente invidia. Perché messaggi del genere io non li ho letti solamente da uomini, che uno dice vabbè, cacchio, un uomo è frustrato, è assieme a un cesso a pedali, vedere una così gli dà invidia e quindi automaticamente gli dà della mignotta. Va bene, ci può stare, ma la cosa più grave è che queste cose le dicano le donne. E su questo non mi sento assolutamente maschilista. È grave che una donna dica a un'altra donna: guarda quella come fa la mignotta, guarda quella come rispetta la lotta contro il patriarcato. E anche perché a dirlo, sono persone, nel 99% dei casi, che per 4 like su Twitter o su Facebook fanno di peggio di quello che ha fatto Elodie. E non vengono nemmeno pagate, almeno lei lo fa per lavoro, almeno lei si riempie le tasche di soldi, voi lo fate perché siete solo stupide. E poi però se lo fa un altro in un palco vi indignate. È questa la cosa che mi fa ancora più incazzare, che siete degli ipocriti,
Ipocriti è la parola giusta. Gli uomini che offendono, lo dicono degli ipocriti, perché una così non la troveranno mai e mai darà letta a loro. E le donne sono ipocrite allo stesso modo. Perché? Perché non saranno mai come lei, neanche se si spogliano 80 volte al giorno. Questo è il problema. Che per 4 like fanno cose 100 volte peggiori rispetto a quelle che ha fatto Elodie in un concerto. Siete degli ipocriti, ipocriti e basta, questa è l'unica cosa che siete. E mi infastidisce da morire sta cosa, mi infastidisce da morire, perché andate a tirare fuori temi sacri come la lotta al patriarcato, come l'emancipazione femminile, come il femminismo, come i diritti delle donne, andandoli a confondere con delle stupidate come questa. Elodie è una showgirl, fa uno show, mostra il culo, mostra le gambe, mostra mezza tetta, affari suoi. Voi che la criticate, primo, non avete capito assolutamente nulla di quello che è successo a Giulia Cecchettin, ma proprio zero, non avete capito niente. Secondo, siete solamente dei grandissimi invidiosi. Voi uomini, perché una così non la vedrete nemmeno in fotografia, e voi donne, perché sapete benissimo che così non diventerete mai. E pur di avere un ventesimo, ma che dico ventesimo, un millesimo della popolarità di Elodie, sareste disposte a fare cose molto più gravi di quelle che ha fatto lei, che di grave non ha fatto assolutamente nulla.